Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avinews. Apriamo la puntata con la presentazione del nuovo tracciato della ciclovia del Fiume Nera e del percorso ciclabile della via di San Francesco, che si sviluppa da Sant'Anatolia di Narco alla Cascata delle Marmore. Vediamo il servizio di Nicola Torrini. Terminati i lavori di riqualificazione, a Sant'Anatolia di Narco è stato inaugurato il nuovo tracciato della ciclovia del Fiume Nera e del percorso ciclabile della via di San Francesco. Un percorso che si snoda per una lunghezza di circa 30 km dal borgo di Sant'Anatolia di Narco alla Cascata delle Marmore e che tocca i centri urbani di Scheggino, Ferentillo e Arrone. L'opera, finanziata per 250.000 euro dalla Regione Umbria e realizzata dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Velino Nera, rappresenta quindi l'ennesimo tassello del più vasto progetto regionale di investimenti sulle piste ciclabili, volto a rendere l'Umbria una regione bike-friendly. Nel frattempo stiamo portando avanti i progetti per Terni Cascata delle Marmore, Narni Terni, e quindi collegare direttamente con una ciclabile regionale praticamente il nord, il centro dell'Umbria, Gole del Nera verso il Tevere e verso Roma. Credo i luoghi sono bellissimi, vanno valorizzati, stiamo lavorando anche sulla Spoleto Norcia. Cominciamo a ragionare per fortuna con cronoprogrammi, in modo tale che abbiamo anche l'idea abbastanza certa di quando verranno realizzate queste opere. L'Umbria come luogo per un turismo all'aria aperta, quindi tra borghi, percorsi e sentieri. Questo lo testimonia anche le tante presenze ovviamente di questo periodo, perché in Umbria davvero si possono comunque praticare tantissimi sport all'aria aperta, un distanziamento naturale, e noi con questi interventi ci proponiamo come Regione dell'Umbria di essere davvero all'avanguardia per un turismo sostenibile. Nel dettaglio, l'operazione per la ciclovia del Fiume Nera è consistita nel ripristino delle infrastrutture viarie, nella sistemazione dei fondi stradali e nell'installazione della segnaletica di orientamento sull'intero percorso. L'itinerario così realizzato costituisce oggi il primo tratto del percorso ciclabile della via di Francesco, che si aggiunge a quello pedonale, ampliando l'offerta ciclistica anche nel settore dei cammini. L'inaugurazione della Greenway del Nera, che porta da Sant'Anatolia fino alla Cascata delle Marmole, va ad integrarsi perfettamente con la vecchia ferrovia Spoleto-Norcia. Ad oggi sarebbe possibile ad esempio partire da Assisi e arrivare comodamente attraverso tre ciclabili alla Cascata delle Marmole. Quindi abbiamo veramente tanti percorsi per scoprire questa parte di Umbria, per scoprire le eccellenze enogastronomiche e tutto quello che c'è di bello in questa stupenda regione, naturalmente in bicicletta. Elettrosmog ed effetti biologici ad esso correlati. Di questo si è parlato nel convegno organizzato a Santa Maria degli Angeli di Assisi dall'azienda Kobe S.p.A. con esperti e studiosi. Sentiamo. Televisori, computer, tablet, ma anche forni, radiosveglie o altri prodotti elettronici che ritroviamo nelle nostre case o in ufficio. Ogni dispositivo emette o riceve onde elettromagnetiche, sviluppando appunto un campo elettromagnetico che ha degli effetti sulle cellule del nostro organismo e in generale su ogni essere vivente. Quando questi effetti hanno un impatto biologico negativo si parla di elettrosmog, tema al centro del convegno organizzato dall'impresa Umbra Kobe S.p.A. a Santa Maria degli Angeli di Assisi. Dal convegno è emerso che se dunque sembra ormai impossibile pensare a un mondo senza tecnologia, si possono comunque adottare comportamenti, pratiche e sistemi bioenergetici per la protezione dall'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici. Non utilizzate mai il telefonino, eccolo qua, col caricabatterie del telefonino in camera da letto, perché mentre noi dormiamo questo signore qui riceve continuamente alte frequenze. Spegnete il wifi alla notte. Una delle cose importanti è che il wifi, visto che non possiamo bloccare il progresso, sia collegato
ai nostri terminali intelligenti attraverso una fibra ottica e non attraverso l'onda radio, perché l'onda radio viene a colpire anche noi. E poi a questo punto ci sono anche dei sistemi, non so, ci sono delle stuoie in grado di assorbire dei campi elettromagnetici, ci sono dei coni che potrebbero essere utilizzate con dentro ovviamente dei marchingegni complessi che non sto a spiegarvi, che sono sicuramente in grado di captare queste energie negative. Infatti il core business è il prodotto principale su cui noi puntiamo tutto, è un topper, un correttore, si chiama BioHappy. Sappiamo che queste 8 ore durante la notte rappresentano un terzo della vita di qualunque individuo e proprio in quelle 8 ore noi vogliamo che la persona sia totalmente tutelata, schermata da queste onde elettromagnetiche, sia naturali che ovviamente artificiali. Inoltre esistono anche dispositivi come il chip RayGuard per cellulari e tablet o un portachiavi che scherma per un raggio di 15 o 20 metri, impedendo dunque l'impatto con campi elettromagnetici potenzialmente dannosi. Per quanto riguarda gli effetti biologici, basta soltanto dire che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel 2011 ha classificato le radiofrequenze come possibile cancerogeno per l'uomo. E in questi anni si sta vedendo anche un aumento epidemiologico dei tumori cerebrali. La soluzione è usare tutto via cavo e non esporre ulteriormente la popolazione e tutti gli esseri viventi sulla Terra a radiazioni a radiofrequenza. Tutto il servizio che oggi possiamo avere attraverso il cellulare possiamo averlo molto meglio attraverso la rete, la fibra ottica, perché il trasferimento di dati è molto più veloce, abbiamo anche una connessione molto più stabile e soprattutto non abbiamo questo impatto biologico sul nostro corpo fisico. A Città della Domenica, per tutto il mese di settembre, è attiva una nuova attrazione dedicata alle famiglie. Si chiama Adventure Game, ce la racconta Carla Damo. Un'avventura mozzafiato tra personaggi fantastici e prove da superare, da vivere con tutta la famiglia immersi nella natura. È quello che regala Adventure Game, la nuova attrazione della stagione estiva al Parco Città della Domenica di Perugia. Un'attività a metà strada tra l'orienteering della caccia al tesoro e la creatività del gioco di ruolo, a cui si potrà partecipare nei mesi di agosto e settembre, tutti i sabati e le domeniche. I partecipanti si trasformeranno negli eroi della storia e il loro obiettivo sarà quello di recuperare la gemma del cuore dopo aver sconfitto lo stregone Antares. Con l'aiuto di una mappa di antica pergamena andranno avanti nel percorso grazie a suggerimenti e indizi e sul loro cammino incontreranno 3 personaggi, ognuno custode di una gemma. Saranno loro ad aiutare i concorrenti a procedere nell'avventura, raccontando storie, proponendo attività e prove da vincere. Una volta collezionate le 3 gemme, si potrà affrontare e sconfiggere Antares. In Adventure Game, grandi e piccoli dovranno unire abilità e conoscenze, riscoprendo il piacere di stare insieme, ma in un modo nuovo. Si potrà iniziare a giocare alle 10 con la possibilità di incontrare i personaggi dalle 10.30 alle 14 e affrontare Antares per l'ultima volta alle 15. Chi non riuscirà a ultimare il gioco potrà finire l'avventura tornando al parco e ricominciando da dove si è interrotto. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. Una volta dentro Città della Domenica, oltre che partecipare ad Adventure Game, si potrà visitare il parco in modalità naturalistica e fare un giro alla scoperta dei tanti animali che lo popolano. Il biglietto d'ingresso, grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Perugia una volta fatto, varrà come abbonamento per l'intera stagione. E adesso parliamo dello stage della disciplina attacchi organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri dell'Umbria, che si è svolto a Città di Castello sotto la supervisione del tecnico Cividini. Per noi Nicola Torrini. Si
Si è conclusa con una gara tra tutti gli atleti, la tre giorni è dedicata alla disciplina degli attacchi organizzata al Circolo Ippico Caldese di Città di Castello dalla Federazione Italiana Sport Equestri dell'Umbria. 11 sono stati gli equipaggi che hanno avuto la possibilità di allenarsi con il tecnico federale Cristiano Cividini in preparazione degli ormai prossimi campionati italiani di attacchi. Un'occasione importante per gli sportivi di Umbria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, vista la grande autorevolezza del pluripremiato atleta Cividini. È stato bello vedere delle persone ricche di volontà, ricche di iniziativa, predisposte all'apprendimento. La predisposizione all'apprendimento lo si è visto oggi, che è stata questa piccola gara, una gara training, mettiamo questo titolo, dove hanno messo in atto i consigli, dove io li ho aiutati a fare un campo prova e dove si è diviso una bella giornata di sport all'insegna degli attacchi. Nella giornata che ha chiuso lo stage, ad accogliere gli equipaggi sono stati anche il presidente nazionale della FISE Marco Di Paola e la presidente regionale Umbra Mirella Bianconi. I nostri appassionati di attacchi stanno crescendo molto. Cristiano Cividini, oltre ad essere un grande campione, è anche un grande comunicatore della disciplina degli attacchi e quindi vedo molta soddisfazione negli atleti. A livello tecnico devo dire che ci sono delle persone molto valide, sia in Umbria che anche nelle altre regioni. È stato un momento anche di confronto di questo sport, considerando che per via anche del Covid quest'anno le carrozze forse sono le prime uscite che fanno in preparazione all'evento clou, che per noi è la Coppa delle Regioni. E devo dire che nonostante il fermo sia delle mani, dei cavalli che degli atleti, ho notato che il livello c'è, c'è l'impegno, ma c'è anche proprio una voglia di riuscire, di ripartire e di arrivare perlomeno ad un traguardo. Da segnalare infine, per la specialità paradriving riservata a persone con disabilità, la partecipazione allo stage anche di alcuni paradriver. Ci fa molto molto piacere l'ampliamento che abbiamo sul paradriving. I nostri atleti para sono veramente formidabili, sono oramai parte integrante della nostra federazione, si stanno, attraverso il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, allargando su tutte le discipline. Gli attacchi sono una disciplina che consente la partecipazione di atleti para e con molta soddisfazione vedo qui un gruppo di atleti para che stanno migliorando tantissimo. Dall'11 al 13 settembre il Tempio della Consolazione di Todi sarà la suggestiva location della quinta edizione del Festival di Musica Sacra. I dettagli nel servizio di Carla Damo. Il Festival di Musica Sacra a Todi si terrà per la sua quinta edizione rispettando la normativa anti-Covid da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Lo scenario unico e spettacolare sarà il Tempio della Consolazione, che ospiterà due concerti e un'importante conferenza dedicati alla musica religiosa. Sabato 12 settembre alle 10.30 avrà luogo l'incontro dal titolo La musica a servizio della parola, in cui verrà spiegato come, a partire dal 1600, la musica non è più protagonista dell'opera d'arte ma a servizio della parola, elemento principe della comunicazione. A dibattere della tematica importanti relatori, a partire da Monsignor Vincenzo De Gregorio, direttore artistico del Festival e già direttore del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, Luca Della Libera, docente di storia della musica e critico musicale del Messaggero, e il maestro Emiliano Leonardi, altro direttore artistico del Festival. A coordinare l'incontro la dottoressa Claudia Orsini, presidente dell'ETAB, ente tuderte di assistenza e beneficenza, organizzatore del Festival, in collaborazione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra e la società Suoni dal Legno. Ad aprire e chiudere il Festival di Musica Sacra di Todi saranno due concerti. Venerdì 11 settembre alle 21, quello dell'ensemble vocale Umbrie Voces, che proporrà l'Ave Maria passando dalla tradizione popolare alla musica colta, e domenica 13 settembre, sempre alle 21 al Tempio della Consolazione, si chiude con un concerto barocco in cui si esibiranno Luca Venturi al violino
e Marco Venturi al clavicembalo. Se non puoi andare alla gioielleria Bartoccini, la gioielleria Bartoccini viene da te. La più grande e completa organizzazione orafa dell'Umbria è online con gli articoli e gioielli unici di sempre. Scegli il tuo preferito, ordina e ricevi direttamente a casa tua in tutta sicurezza. Inoltre, servizio videochiamata e per i tuoi acquisti speciali consegna diretta tramite i nostri collaboratori. Bartoccini Gioielleria. Ogni tuo desiderio è un ordine. Affidabilità e passione. Satiri Auto è punto di riferimento in Umbria e concessionaria ufficiale Ford. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio e Trevi, dove potrai scoprire e provare la nuova Ford Puma Hybrid, il crossover dalle linee sportive e dinamiche, abbinate ad un design compatto e spazioso. Oppure la nuovissima Ford Kuga Plug-in Hybrid, dove tecnologia all'avanguardia e un efficiente motore elettrico ti proiettano già oggi nel futuro. La Satiri Auto è specializzata nell'offrire soluzioni e promozioni per tutti, anche per aziende e partite IVA. Satiri Auto, la scelta migliore per l'acquisto della tua nuova auto. Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Per la rubrica Focus Aziende andiamo alla concessionaria Romeo Auto, base LD a Perugia, e approfondiamo in questo video il servizio del noleggio a lungo termine dei veicoli che vivono quella che in gergo si chiama Second Life. Vediamo. Sempre più spesso si parla di noleggio a lungo termine di veicoli, una soluzione che permette di avere a disposizione una vettura senza doverla acquistare, con il vantaggio di usufruire di un pacchetto di servizi a fronte di un canone mensile, che copre assicurazione RCA, casco completa, soccorso stradale, bollo, cambio pneumatici, veicolo sostitutivo e spese di manutenzione ordinarie e straordinarie. Punto di riferimento per il territorio umbro è la base LD Automotive di Romeo Auto a Perugia, dove si possono noleggiare veicoli nuovi o usati, quelli cioè che vivono quella che in gergo si chiama Second Life. Sono delle vetture che vengono rigenerate, e chiaramente in questo momento storico anche sanificate, che hanno un chilometraggio sotto i 60.000 km di qualsiasi marchio, che hanno sicuramente un canone più competitivo. Questo sicuramente va a appannaggio dei cittadini privati, che hanno un impatto IVA importante sul canone e quindi riescono con dei canoni veramente molto bassi a stipulare contratti di noleggio che li tutelano e li coprono in tutto, ma anche per le aziende che sempre di più scelgono anche queste soluzioni. Sono equiparabili quasi a delle vetture aziendali semestrali e hanno il plus di essere delle vetture di rientro da contratti di noleggio, quindi manutentate secondo il libretto d'uso e secondo appunto tutti i crismi.
Il cliente riesce quindi direttamente con noi a fare sia manutenzione ordinaria che straordinaria. Inoltre siamo dei referenti unici, quindi comunque il cliente si interfaccia direttamente con noi per quanto riguarda tutte quelle che sono le problematiche oppure chiarimenti riguardo al suo contratto di noleggio, avendo un referente diretto. Ricordiamo che comunque tutte le condizioni del noleggio sono facilmente modificabili, per cui dal versamento dell'anticipo alla quantificazione delle franchigie sono tutte delle cose che andiamo a scegliere noi ad hoc insieme al cliente a quelle che sono le proprie. Per la nostra rubrica Focus Aziende abbiamo visitato l'edilizia Roscini a Perugia. Ce ne parla Nicola Torrini. Con oltre mezzo secolo di esperienza, ma una mentalità, come vedremo, sempre fresca e rivolta al futuro, Edilizia Roscini è oggi una delle principali realtà umbre per la commercializzazione di materiali edili. Nata nella metà degli anni 60, la Roscini ha oggi uno showroom a Perugia in strada Bellocchio San Faustino 40, recentemente rinnovato, così come tutta l'area circostante, e un nuovissimo ed efficace sito internet di e-commerce che ha permesso all'azienda di espandere il suo raggio d'azione in tutta Italia e anche all'estero. Abbiamo ulteriormente rinnovato il sito che è appena uscito nella nuova versione e con nuovi tool, con una customer experience rinnovata e più, diciamo, approfondita e facile per il cliente. Vastissima per tutte le esigenze e tutte le tasche la gamma di prodotti distribuita da Edilizia Roscini, tra cui isolanti, impermeabilizzanti, pavimenti e rivestimenti, bagni, porte e infissi. Materiali questi che il personale specializzato dell'azienda perugina è anche in grado di posare e montare a regola d'arte. Il prodotto principale è quello delle Velux, in cui abbiamo proprio del personale interno con cui facciamo sopralluoghi e montaggi. Poi dopo abbiamo il servizio di posa in opera anche per i pavimenti in legno, parquet, pavimenti vinilici e poi per quanto riguarda le porte e gli infissi. Come abbiamo sentito, una particolare attenzione è rivolta ai prodotti Velux, prestigiosa azienda danese specializzata nella realizzazione di finestre lucernari, con cui la Edilizia Roscini ha stretto da tempo una solida collaborazione. Ma come fare a sapere se quel dato prodotto, per quanto possa piacere, stia effettivamente bene all'interno della propria casa? Beh, in questo caso l'Edilizia Roscini fornisce un utile servizio tecnologico in grado di mostrare al cliente sul momento un'anteprima della sua futura casa. Offriamo al cliente una visualizzazione sia in due dimensioni che in realtà aumentata del bagno o della parte della casa di cui lui può vedere, toccare con mano i prodotti e allo stesso tempo visualizzarli nei propri spazi. Ancora per la rubrica Focus Aziende parliamo del fornitore Parto che la farmacia Bolli ha dedicato all'alimentazione speciale, in particolare alla celiachia. Sentiamo.
Per la rubrica Focus Aziende ci occupiamo di Solo Pellet, azienda che con i suoi due punti vendita a Corciano e Bastia Umbra offre una vasta scelta di pellet da riscaldamento domestico e industriale. Ce ne parla Manuel Guerrini. Tanta esperienza nel settore, grande conoscenza in materia e alta qualità dei prodotti. In una parola, Solo Pellet. Dal 2013, punto di riferimento in Umbria e nel centro Italia nella commercializzazione di pellet da riscaldamento domestico e industriale. L'azienda ha due punti vendita, uno a Bastia Umbra e uno a Elera di Corciano, oltre a un point ufficiale a Ponte Rio di Todi, uno di prossima apertura a Città di Castello e vari rivenditori autorizzati nel Lazio. Da Solo Pellet si può trovare una vasta gamma di prodotti selezionati per il riscaldamento della casa e non solo. Abbiamo una larga gamma di prodotti che partono dall'abete rosso, abete bianco, il misticonifera, per arrivare fino alle latifoglie, faggio quercia, faggio e faggio rovere. Oltre al pellet abbiamo tutta la gamma diavolina e quindi tutti i prodotti specifici che riguardano comunque sia il pellet e qualcosina sul discorso della legna, quindi camini e stufe a legna. E poi per quanto riguarda invece gli addolcitori dell'addolcimento delle acque abbiamo, diciamo, in esclusiva il sale, un sale che viene dalle saline austriache, insomma, che si chiama Acqualinda e che è un prodotto anche quello che abbiamo in esclusiva qui per l'Umbria. Tutti i pellet in vendita sono certificati EN Plus A1 ed EN Plus A2 e vengono distribuiti a privati e rivenditori con numerosi servizi e offerte dedicate. Produrre un pellet A1 bianco o produrre un pellet A2 scuro, il costo della produzione è lo stesso. Quello che sposta e fa la differenza è il trasporto. Quindi è normale, tutte le conifere crescono sempre nei paesi dell'est, ma dalla Slovacchia andando su e quindi andiamo molto più lontano dalla destinazione che è Perugia, mentre le latifoglie crescono tutte Croazia, Bosnia, quindi al confine con l'Italia, essendo più vicini il trasporto è inferiore. Ecco la differenza di prezzo tra una A1 e una A2. La qualità, se decortecciati e certificati, pellet A1 e A2 sono comunque sia due ottimi prodotti. Consegniamo abbiamo diversi mezzi, con sponda elettrica, idraulica e traspallet elettrico, riusciamo a portare il pellet fino a casa, insomma, dei privati. Per quanto riguarda i grossisti, viceversa, chiaramente le quantità sono diverse e con i tir riusciamo, insomma, ad arrivare fino a destinazione. Per chi non ha posto e vuol comprare il pellet d'estate, visto che il prezzo d'estate e d'inverno c'è una bella differenza, abbiamo la possibilità di farglielo acquistare in estate e chi non è a posto glielo stocchiamo qui da noi nei nostri magazzini e vengono a ritirarlo mano a mano nel periodo invernale. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avenews.it. Da Avenews è tutto, un buon proseguimento con i programmi della rete.